Ciao, come state? Allora, vediamo un po' di grammatica per il livello A1 e vedremo il concetto di nomi al singolare e al plurale. Principalmente ci sono tre categorie: i nomi che finiscono in O, i nomi che finiscono in A e i nomi che finiscono in E. Per esempio, c'è una parola telefono. Telefono è una parola al singolare. Ma nel plurale diventa telefoni. Ufficio è un'altra parola al singolare, ma nel plurale diventa uffici. Bagno diventa bagni. Allora, capite la regola? La regola è che la lettera O al plurale cambia alla lettera I. Ok, le parole che finiscono nella lettera O nel plurale finiscono nella lettera I. Poi ci sono dei nomi che finiscono in lettera A. Per esempio, banca. Banca è una parola, ma nel plurale diventa banche. Uscita. Uscita nel plurale diventa uscite. La regola è che le parole che finiscono in lettera A cambiano in lettera E al plurale. Poi la terza categoria sono i nomi che finiscono in lettera E. Le parole che finiscono con la lettera E al plurale cambiano a lettera I. Per esempio, ristorante. Ristorante è una parola singolare, ma nel plurale diventa ristoranti. Stazione diventa stazioni. Cioè, la regola è che le parole che finiscono nella lettera E diventano, finiscono in lettera I nel plurale. Ok? E quindi questo è tutto su questo argomento e potete citare le parole che conoscete nella sezione commenti qui sotto che terminano con le lettere O, A, E. E grazie per l'attenzione, è tutto per oggi e a presto. Ciao, buona giornata.